Nella prossima settimana l'ANPIT, Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario, si ritroverà per il secondo anno consecutivo ad Orvieto per orientare gli associati e chi li rappresenta alle grandi sfide di un periodo travagliato, come quello che stiamo attraversando a causa del Covid prima e adesso per i pesanti riflessi del conflitto in Ucraina, le cui ricadute si avvertono già pesantissime nella vita delle famiglie e nella produzione industriale. Quindi caro materie prime, gas ed energia. L'incontro servirà a tracciare delle vere e proprie linee guida in favore del sistema produttivo italiano e delle famiglie, anche a seguito delle ultime vicende in Ucraina, ma si parlerà anche del PNRR. Ma soprattutto discuteremo, affronteremo e cercheremo di dare linee guida ai nostri imprenditori e a chi li rappresenta, ai consulenti del lavoro, ai professionisti, ai commercialisti, sulla questione del PNRR, spiegando che è un'opportunità da non perdere, soprattutto per la nostra regione Calabria, che non vanta risultati brillanti sull'utilizzo delle risorse negli anni passati, che in questo momento siamo di fronte a un banco di prova, o cambiare o morire. Abbiamo delle perplessità rispetto all'utilizzo di questi fondi da parte delle amministrazioni pubbliche, perché non hanno un adeguato personale qualificato, negli anni hanno tirato a campare, non perché questo dovuto anche alla mancanza di turnover e alla stabilizzazione dei precari. Un problema è quello dell'utilizzo dei fondi che si ripropone maggiormente nella nostra regione. Assolutamente, assolutamente, perché non siamo riusciti mai a impiegare personale qualificato. Una ciambella di salvataggio è rappresentata appunto dalla Digital Transformation e dall'ecosostenibilità. Appunto coinvolge il 30% della formazione dei lavoratori nelle amministrazioni e negli enti pubblici, a far sì che si possa immettere nel mondo degli enti pubblici personale altamente qualificato.